Benvenuto Presidente, il nostro format dedicato all'elezione del Presidente della Repubblica verrebbe da dire sorridendo, speriamo che possiamo dire a breve benvenuto Presidente, perché dopo la giornata di ieri, che comunque era già annunciata, c'è stato nulla di fatto, hanno prevalso le schede bianche, quindi fumata nera sul nuovo inquilino del Colle, ma insomma la prima giornata è sempre un po' interlocutoria. In realtà arriviamo a questa elezione del Presidente della Repubblica di casa nostra un po' impreparati, diciamo. Così, non noi, ma la politica, perché nonostante il Parlamento sia formato da larghe intese, quindi da più partiti tra di loro differenti, non si è riusciti a trovare un nome condiviso proprio da proporre in avvio di votazioni. Nelle ultime ore, poi naturalmente ripercorreremo un po' i momenti salienti della giornata di ieri, nelle ultime ore è tornata un po' l'ipotesi Draghi, non che fosse evaporata totalmente, ma sicuramente era stato messo un po' in disparte il nome dell'attuale premier, e soprattutto circolano così nei voci di corridoio secondo cui Draghi preferirebbe in qualche modo diventare presidente della Repubblica, e quindi ci sarebbe anche il rischio che poi potrebbe andarsene anche dal governo. Adesso io l'ho detta in modo così molto semplicistica, ma vi spiegheremo tutto nel dettaglio, e lo farò intanto con il mio primo ospite, che saluto e ringrazio per essere con me, Alfonso Celotto, professore di diritto costituzionale, Università Roma 3. Ben trovato Alfonso, grazie per essere sulle Fonti TV. Un grande piacere, Emanuela, grande piacere. Grazie. Allora, cerchiamo di fare un po' una lettura della giornata di ieri. Intanto ti chiedo, ti do del tu, perché è molto più semplice parlare di questioni come questa. Ti chiedo, Alfonso, se era già un po' prevedibile quello che è accaduto, viste le premesse, e poi se ho detto bene che sembra quasi che adesso Draghi sia tornato un po' in pole position. Non è l'unico nome, poi li faremo, altri nomi che sono comparsi nelle ultime ore. A te, da dove partirei? Dove partiresti? Allora, partiamo dalla storia dei 12 presidenti, no? Perché ci fa capire quante votazioni ci sono volute. Noi sappiamo che nei primi tre scrutini serve una maggioranza speciale dei due terzi dell'Assemblea. Questa maggioranza è stata raggiunta soltanto due volte nella storia, è stata raggiunta per Cossiga e per Ciampi, e poi nel 1946 per quello che era il capo provvisorio dello Stato, per De Nicola. Quindi è una maggioranza rara. Se non viene raggiunta in prima votazione questa maggioranza, quindi un'ampia condivisione, in genere si passa alla quarta, perché in seconda e terza votazione non si è mai raggiunto il quorum, mai nessuno è stato eletto in seconda e terza votazione, quindi sarebbe oggi o domani. Invece in quarta votazione, quando il quorum si abbassa a metà, quindi a 505, sono stati eletti ben quattro presidenti. Quindi probabilmente i due appuntamenti chiave, i due scalini erano questi: o si riusciva ieri con un nome condiviso da tutti, oppure si aspetta la quarta votazione. Se poi non si riesce nella quarta votazione, quindi questa settimana, sempre la storia ci racconta di scrutini molto lunghi, 16, 21, 23, risaliamo a Saragat, risaliamo a Leone, negli anni 70 sono state le elezioni più difficili, che sono riuscite addirittura a durare per quasi un mese, cosa che in questo momento noi non possiamo permetterci, perché sarebbe un grande segno di fragilità e instabilità. Ok, ok. E poi c'è anche, hai fatto benissimo a ripercorrere un po' la storia dell'elezione dei presidenti della Repubblica. Leggevo anche che, e ti faccio questa domanda perché è interessante, c'è chi sostiene che bisogna correre, no, per trovare il nuovo nome, il nuovo inquilino del Colle, però insomma, invece c'è chi sostiene che anche andando con calma non sempre si ottiene, si percorre la strada sbagliata. Per esempio Pertini nel 1978, vantando per altri anche un record di preferenze, perché parliamo di 832, viene eletto dopo 15 votazioni, e furono ben 12 le votazioni con scheda bianca. Quindi insomma, ieri abbiamo avuto la prima, figuriamoci, potrebbe replicarsi questa situazione secondo te? Assolutamente sì, Manuela, mi ispirava anche il bellissimo sfondo che hai con tutte le facce dei presidenti, no? Mi fa tornare in mente che i precedenti devono aiutarci a farci capire. Le elezioni degli anni 70 sono state le più difficili: Saragat, Pertini, lo stesso Leone, poi la stessa cosa si è verificata nel 92 con Scalfaro, anche lì 16 scrutini, e poi invece le cose si sono semplificate, nel senso che dal 92 in poi si è sempre chiuso al massimo entro il sesto scrutinio. Ovviamente la scheda bianca che cos'è? È una mossa di tatticismo. Noi vediamo che in questo momento
tutte queste chiacchiere sembrano il calciomercato, addirittura il fantacalcio, no? Con tutte queste ipotesi, le alleanze, allora portiamo, non portiamo, facciamo. In tutta questa tattica i nomi in genere non vengono bruciati, cioè ci sono dei nomi minori, tipo il giudice Maddalena, oppure 7 anni fa fu il giudice Imposimato, che vengono presi da una minoranza e vengono votati, ma nel frattempo gran parte dei partiti vota a scheda bianca. Perché vota a scheda bianca? Non solo per non esporsi, ma anche per contarsi, perché è importante capire quante sono le schede bianche. Noi vediamo che con tutte queste schede bianche, ieri 672 schede bianche, in fondo l'ordine di scuderia, l'ordine dei partiti ha funzionato. Perché? Perché i grandi elettori hanno seguito l'indicazione di votare scheda bianca, per cui che cosa esce in controluce? Che esiste una maggioranza possibile, tante schede bianche, con un nome condiviso, quelle schede bianche si possono convogliare su un candidato presidente. Quindi questo è un segnale in controluce importante, per questo voti bianco, per cercare di capire quanti sono che potrebbero convogliarsi su un'idea. Nome condiviso, appunto, arriviamo qui. Sei d'accordo col dire che l'ipotesi Draghi è diventata un po' più probabile, o meglio, i partiti non sembrano molto per la quale, ma lui non ci sta dando indicazioni sul fatto che preferirebbe andare al Quirinale? E ti faccio anche qui domanda nella domanda, così mettiamo anche l'altro titolo di questa puntata. C'è il rischio che Draghi lasci il governo se questa richiesta eventuale non fosse accolta e che decida di abbandonare quello che sta facendo? Allora, mi fai veramente una domanda difficile. Qui servirebbe quelli che nell'antica Roma erano gli aruspici, gli auguri, no? Quelli che traevano auspici dal volo degli uccelli, dalle viscere degli animali, perché è difficilissimo capire. L'intreccio è importante. Perché c'è un intreccio importante? Perché qui non solo si decide il Quirinale, ma si decide anche il governo, anche Palazzo Chigi e anche la data delle elezioni, perché poi in fondo fra un anno si va a votare, quindi i partiti sono già in campagna elettorale e quindi cercano anche al loro interno di stabilire un po' le alleanze, di stabilire chi è il leader. Possiamo vederlo chiaramente nel centrodestra questo, no? Il centrodestra a chi spetta la leadership? Spetta a Meloni, spetta a Salvini, spetta a Berlusconi, spetta a Tajani. E anche lì tutti questi movimenti tattici servono a capire come ci si muove, sì, al loro interno. Nel frattempo i nomi principali, ora escluso Berlusconi, i nomi principali che si fanno sono due: Draghi e Mattarella, no, entrambi con dei pro e dei contro. Sono dei nomi entrambi, possiamo dire, indiscutibili. Draghi perché guida il governo di maggior coalizione della storia della Repubblica, Mattarella perché il presidente uscente è un ottimo presidente. Ora, Draghi è da circa un mese che non si era capito se volesse o non volesse. Poi ieri a un certo punto in mattinata si è capito chiaramente che lui vuole, anche perché sta conducendo delle trattative, dei contatti, sta cercando di capire, però mi è sembrato che poi durante la giornata questa possibile candidatura sia un po' sfumata. Ma anche perché? Perché in tanti, per due ragioni secondo me. In primo luogo perché i partiti vogliono il posto al Quirinale. In che senso? Perché il Quirinale è un posto della politica, è un luogo di mediazione, è un luogo in cui non è mai andato un presidente del Consiglio in carica, è un luogo in cui tradizionalmente non sono andati i leader: De Gasperi, Spadolini, Craxi, Andreotti, Fanfani, Moro, non sono andati al Quirinale, perché al Quirinale ci va un uomo di mediazione. Quindi i partiti forse lì vorrebbero un uomo di mediazione e vorrebbero poi un'altra cosa, che Draghi restasse a Palazzo Chigi. Perché? Perché abbiamo soltanto un anno, ci sono molte cose da fare, la pandemia, il PNRR, le semplificazioni. Ora, sì, cambiare governo ti farebbe perdere anche molto tempo nel rimettere a posto la macchina. Se Draghi continua spedito come ha fatto l'anno scorso, forse sarebbe una cosa buona per il paese. Certo, bisogna capire la maggioranza che eleggerà il Presidente della Repubblica quanto regge come maggioranza del governo. Quindi per questa ragione ti dicevo, bisognerebbe trarre auspici dal volo degli uccelli per capirlo. Un'ultima cosa però importante, quindi mi verrebbe da dire, tra i due litiganti vincerà un terzo, cioè il terzo gode, non saranno né Draghi né Mattarella? Oppure, e qui domanda importante, Mattarella può effettivamente avere chance di essere colui che viene riconfermato? E visto che sei, voglio dire, un professore di diritto costituzionale, ti chiedo, ma è accettabile il fatto che, abbiamo già un precedente, lo sappiamo, no? Napolitano, ma è accettabile che un presidente della Repubblica venga riconfermato e quindi che prosegua nel mandato dopo 7 anni? No,
No, mi hai fatto fare una smorfia perché d'altra parte nella Repubblica ci vuole la rotazione, ovviamente. Quando cominci a fare due mandati, tre mandati, fai 14-21 anni, sembri una monarchia, no? Sarebbe inopportuno, però è anche vero che la Costituzione non lo vieta. Quindi qualcuno dice che Mattarella potrebbe accettare questo sacrificio, come lo accettò Napolitano in un momento altrettanto difficile, però chiedendo anche la modifica della Costituzione, cioè che venga scritto che non c'è rinnovabilità della carica, in maniera che si capisca che è un'eccezione e che sia l'ultima volta. Cioè Mattarella in questo si sta veramente mostrando uno statista. Secondo me, data la confusione, data la nebbia che c'è, resta un candidato probabile. Probabilmente ad oggi, ecco, ti faccio delle percentuali così poi potrai smentirmi già domani perché sono percentuali che valgono per poche ore. Certo. In questo momento, secondo me, Mattarella è ancora al 40%, 30% Draghi, perché comunque è un candidato autorevolissimo, anche se i partiti non tutti lo vogliono, anche per la ragione di Palazzo Chigi, perché se Draghi resta a Palazzo Chigi, almeno una partita è chiusa ed è più semplice, e l'ultimo 30% va a questo nome possibile condiviso, ecco, ne vediamo una in diretta. Il centrodestra potrebbe fare un nome, potrebbe indicare la Casellati, potrebbe indicare Frattini, Frattini, potrebbe esatto, c'è. indicare Gianni Letta, potrebbe indicare, ecco il presidente Frattini. Quindi sono figure di area di centrodestra che però, o perché il ruolo che ricoprono, Frattini è presidente del Consiglio di Stato, la Casellati presidente del Senato, quindi figure anche di garanzia autorevoli che potrebbero convogliare da giovedì quella maggioranza più bassa. Il centrodestra sappiamo che più o meno ha circa 450 elettori, con una maggioranza o di un pezzo di 5 Stelle o di Italia Viva o anche di PD si può giovedì raggiungere un nome. Quindi direi che l'ultimo 30% è su questo nome di area di centrodestra. Ovviamente, se si scavalla giovedì, venerdì, poi la settimana prossima sarà un'altra partita, ma eventualmente ne riparliamo, ecco. Esatto. Beh, da giovedì appunto maggioranza assoluta. Se andassimo oltre, come dicevi giustamente tu, si farebbero altri ragionamenti, è chiaro, non quelli che oggi stiamo facendo e che cambiano continuamente, ci rendiamo conto. Però le percentuali te le avrei chieste, quindi ti ringrazio. Quindi Draghi 30%, Mattarella 40% per Alfonso Celotto, che ringrazio di essere stato con noi, ma ci risentiamo sicuramente nei prossimi giorni. Grazie, professore di diritto costituzionale Università Roma 3. Buon lavoro, Grazie, visto che ci sarà da fare nelle è la prossime nostra settimana, è la settimana dei costituzionalisti. Mi sento quasi come un virologo in questa settimana che tutti mi Esatto, chiamano. beh, avrai di che parlare, meno male di cose non come quelle di cui abbiamo parlato per 2 anni, punto e stop, insomma, mettiamola così. Grazie mille Alfonso, buona giornata al professore e grazie per essere stato con noi.